state? Tutto bene? Allora, io da poco ho finito di pulire la cucina, proprio da poco, il tempo di dare al pavimento di farlo asciugare. E niente ragazze, sono qui perché ho un altro video da editare, però credo che vi metterò prima questo qui, perché l'altro ancora lo devo controllare bene. Allora ragazze, oggi faremo i prodotti finiti perché sono 3 mesi che sto conservando questi benedetti prodotti e la mia verandina stava scoppiando e non ce la facevo più. Allora, adesso vi mostro i prodotti che io ho finito. In sottofondo sentite la mia lavatrice che sta lavando gli scuri. Voi, come sapete, io praticamente le lavatrici faccio sempre di sera perché aspetto fino all'ultimo, quando finisco tutte le pulizie. Se mi manca qualcosina, la infilo dentro e lei parte, perché di 8 kg mi dà fastidio farla partire con poco. E niente, vi mostro il primo detersivo che vi consiglio. Allora, tutti i detersivi che voi vedete, la maggior parte sono detersivi che io ho usato e curiosa, li ho provati tutti e poi togli sempre, poi cambi di nuovo. Allora, il primo che ho finito è questo qui della Conad. Questo è un detersivo in polvere. Io lo pagai all'epoca 5,90 euro. Ma adesso non lo mettono più, non lo trovo più. Però ragazze, se voi lo trovate e andate alla Conad e lo vedete, prendetelo perché è veramente valido come detersivo, è veramente ottimo, veramente i capi li fa bianchi. E io mi ci sono trovata, e c'è dentro, mi ci sono trovata bene. Poi un altro detersivo. Ho finito un liquido, praticamente è l'Ace Candeggina Denso Più. Voi, come sapete, io non uso più quella normale, l'altro tipo di candeggina, perché ogni volta che la uso mi viene mal di testa, anche con questa, con tutto quello che è candeggina. Però ragazze, io lei, c'è anche il rosa, lei la uso in particolar modo per disinfettare i moci dei pavimenti che si lavano a terra. Voi, come sapete, non ve l'ho mai detto, ma io i moci non li metto in lavatrice, ma li metto in un secchietto proprio apposito per i miei moci, in acqua tiepida con un po' di candeggina, e li lascio un giorno o due perché sgrassino tutto lo sporco che prendono durante la giornata. E niente, ragazzi, me li lavo a mano praticamente. E niente, io la trovo veramente, veramente ottima. E lei la uso anche nei capi bianchi quando faccio i capi bianchi. Un'altra Ace che ho finito è quella Ace Gentile, igienizzante e smacchia, candeggina per colorati. Beh, tanto gentile non è, ragazze, perché quando cade qualche goccina sulla mano e me la brucia, cioè tanta delicata non è. Però io questa la uso nei capi scuri, ne metto mezzo tappino e la uso anche per lavare a terra. Io quando metto il detersivo fabuloso, quello che lui sia, metto anche un tappino di lei perché oltre al profumo mi piace anche disinfettare il pavimento. Parliamo di specchi, vetri e altre cose di multiuso. Io ho finito da tanto tempo il mio Glazex con ammoniaca e asciugarapido. Io questo lo uso su tutto, su vetri, specchi, e sul frigorifero, le piastrelle, su tutto quanto e fa brillare. Anche sui sanitari, ragazze, dopo che l'avete finito di lavare e lo fate con lui, i sanitari vi appariranno lucidissimi. Perché allora io penso sempre che un mobile, un qualcosa, deve essere lavato e non lasciato bagnato, e deve essere bello che è asciugato, e lì si vede la brillantezza di un mobile. Io questo lo uso molto spesso. Però adesso vi mostro un altro prodotto che ho scoperto da poco e che mi piace anche. Ci arriviamo con calma. Allora, perché è lungo il video, ragazze? Ho finito un fabuloso ammorbidente concentrato. Prima di tutto perché, ragazze, i prezzi degli ammorbidenti sono arrivati alle stelle. Non vi parlo poi dell'Enor, che è arrivato quasi sulle 3 euro e tanto. Io invece lui l'ho pagato su 1,99 euro, mi pare 80, non lo so, però l'ho trovato con offerta e me lo sono preso. E questo era praticamente 54 lavaggi ed era 1,25 litro di prodotto. Pensate voi, poi io gli metto proprio un tappino
e basta. Poi andiamo sulla linea Chief Grime Active. Praticamente sono dei sgrassatori e, come dire, naturali. Ecco, non mi veniva, naturali. Allora, il primo detersivo, il primo che ho usato è questo qua, sgrassatore universale aceto bicarbonato, questo qui, che io ragazzi lo trovo fantastico, ci faccio la cucina, ci faccio il lavello, ci faccio tutta la cucina, la pulisco, mi esce veramente una vera meraviglia. E poi quel profumo di aceto che ha è molto molto delicato e mi piace veramente un sacco. Se lo trovate pure per prova, provatelo, perché è veramente un prodotto valido. Oltre a quelli che facciamo noi in casa, allora vi parlavo sempre della linea Cif. Io ho scoperto questo qui che dice vetri brillanti, olio essenziale di bergamotto. Ragazzi, è fantastico. Pensate che io non uso, quando provo lui, non uso neanche più gli Scottex. Basta lui. È una pezzetta in cotone. Io le pezzette in cotone le ricavo dalle magliette vecchie di mio marito. Fantastico. E lucidano una meraviglia. Se lo trovate, ve lo consiglio. Poi io l'ho provato, mi piace e l'ho ricomprato. Adesso vi faccio vedere i prodotti che ho qui sul tavolo e poi prendiamo quelli che c'è nella busta, così, mamma mia che casino, non ci confondiamo. Allora, di maggereccio io mi sono conservata questi dadi qua della Knorr, questo qua è cuore di brodo di pesce, ma al Conad non l'ho trovato, mi sa che devo andare a Panorama a prendermelo perché non l'ho trovato, mi sa che alcune cose non le trovo al Conad. E allora, e questo qui ragazze, e ce ne stanno 1, 2, 3, 4, ce ne stanno 6 pezzi e devo dire che mi piace tantissimo, fa il pesce buonissimo e non c'è bisogno neanche di mettere il sale. E niente ragazze, io li uso da tanto adesso e mi piacciono tantissimo. Se li vedete, io vi consiglio di provarle. Specialmente se fate roba di pesce, c'è anche quelli per la carne, per il brodo vegetale, ce n'è di tutti i tipi. Poi ho finito il mio Vichinet, questo qua Blue Sensation. Io ogni tanto questi me li compro perché hanno un profumo e poi mi piace tanto il Pegaci che c'hanno. Il Pegaci che c'hanno è questo qui. Se abbiamo poi il bagno bianco, e c'è bianco con i fiorellini verdi, con i fiorellini rosa. E non sembra un deodorante per il WC praticamente, ed è veramente ottimo. Poi ho finito due creme viso. Allora, la prima l'ho presa al Lidl ed è questa qua della Sien, crema giorno rinfrescante, idratante, 24 ore e di freschezza con agito, vabbè, con agito avete capito. Con alghe marine per pelli normali e miste, ed è questa qui. Io l'ho ricomprata, mi piace un sacco. Lei si propone così, come se fosse un fondotinta. Anzi, ragazze, vi devo dire una cosa. Io quando sono andata lì, ho comprato la baby cream della Lid e ce l'ho addosso, vedete? Ce l'ho addosso ed è veramente fantastica. Poi ha un profumo veramente eccellente, ragazze. Se la trovate la baby cream, se andate al Lidl, prendetela perché costa poco, costa quasi 1 euro e tanto, sulle 2 euro, non costa come la Garnier che sta sulle 6 euro, 7 euro, no, è troppo. Per una crema colorante, per me è troppo. Poi, della linea Nivea, ho finito questa crema giorno e notte. Io ogni tanto le compro così non mi prendo di fastidio a mettere quella giorno, quella notte. Allora, con una di queste faccio giorno e notte ed è questa qui. Il Pegaci è sempre come le solite creme. È blu, così. Ed è di prodotto, è dov'è? 50 ml, cioè non è poco e non è tanto. Io le consumo proprio fino all'osso. Adesso incominciamo con quelli che stanno nella busta. E guardo anche la mia lavatrice.
Allora, come detersivo infatti per la lavatrice, io l'ho comprato una volta, poi non l'ho trovato più, un flaccone con plastica riciclabile, maxi formato, quello della Chantecler. Io ho preso lavatrice muschio bianco con velo sgrassatore attivo alla base a temperature anche basse, ed è questo qui. E lui mi è piaciuto tantissimo, ragazze, fa 35 lavori, come ho detto, fa 35 lavaggi ed è un profumo veramente veramente ottimo, veramente veramente, raga, buono, ottimo. Io poi ci metto solo un tappino, faccio tutto il lavaggio di 8 kg e mi basta. Poi ho finito dopo tanto tempo, mi piace, non dico che non mi piace, però non vedo la cucina come dico io. Ho finito il favoloso sgrassatore universale freschezza, lime e menta, sgrassa e combatte gli odori, ed è questo qui. Devo dire che, cioè, potete fare sia la cucina e sia il bagno, però devo dire che come sgrassatore io l'ho usato tantissimo sulle piastrelle, solo lì, perché non mi piaceva l'effetto che mi faceva sul piano cottura. Poi lui lo ricompro sempre perché ogni tanto ce lo metto, mi piace e mi fa veramente brillante tutto. Non uso quelle in crema perché ci vuole un sacco a togliere quelle in crema, però come brillacciaio della smacca io uso questo che mi piace tanto e fa veramente brillante, cioè sgrassa a fondo, fa brillare, azione antibatterica, cioè a me mi piace quando la cucina non è molto sporca o il lavello non è molto sporco, passo lui con una pezzetta in microfibra. Poi si sa, ragazze, mi raccomando, lo dovete sempre asciugare bene bene. Io poi per ultimo, quando lo asciugo bene bene, gli passo lo Scottex e gli viene veramente uno specchio. E sapete benissimo che il mio lavello ha più di 20 anni, cioè è vecchissimo, e lui è un alleato prezioso. Che io trovavo al Conad, e come vi avevo detto, le offerte, ce n'erano tre di questi, perché sapete che io non ho la lavastoviglie, lavo tutto a mano e uso questo qua. Io amo l'aceto, lo sapete benissimo, amo assolutamente l'aceto, lo metto dappertutto, mi piace un sacco. E niente, lui è 100% di plastica riciclabile ed è questo qui. Devo dire che stavolta lo svelto mi è piaciuto perché fa la schiuma, me la fa veramente, altre volte, ma di altri tipi, mi ha deluso, però stavolta no, questo l'aceto no. Poi sempre della linea svelto ho finito questo Power Spray, che mi sa che c'era un altro lì nella dispensa nuovo, ed è antiodore. Questo si può fare veramente di tutto, ragazze, scioglie rapidamente il grasso ostinato, piatti e superfici, nuova per piatti e superfici, ma si può usare, se guardate dietro, leggete dietro, piatti, piastrelle, stoviglie, piano cottura, lavelli e piastrelle, cioè è per tutto, ragazze, veramente buono e ottimo. Allora, poi ho finito lo scioglimacchia dell'Albio Scout e potenziato. Io, ragazzi, vi dico che questo ce l'avrò più di 3 anni, ce l'avevo, che poi io lo mettevo nelle macchie, perché io, allora, io praticamente non metto questi perché io ho una bacinella dove la roba bianca, gli asciugamani sporchi di trucco, li metto con un po' di acqua tiepida, li metto la candeggina Denso Più e li metto a mollo e le macchie spariscono. Io non le uso poco, infatti questo ne ho altri per il bianco, però da tanto e tanto tempo. So che molte di voi lo usano. Se vi interessa, questo è per le macchie, per tutti i tipi di macchie. Beh, io uso poco. Ora, ragazze, è tutta linea corpo. Incominciamo. Allora, linea corpo, io detergente intimo non vado sui detergenti della Conad, Panorama, quelli profumati, ma vado assolutamente quelli in farmacia, e una di queste è lei, la Sound Gel,
quella classica, non mi piacciono neanche le altre color rosa perché sono profumate e per il pH della pelle è nocivo, anche per il mio poi. E lei è 50 ml di prodotto. Io la uso da una vita, praticamente lei me l'ha consigliata la ginecologa. Io la consiglio a voi perché è veramente fantastica. Poi ho finito un'altra crema, anzi due altre creme della Sienne. Questa è la Q10 Intense ed è questa qui. Non so dove è andato a finire, lo scatolino non ce l'ho. E questa è di 50 ml, sono tutte di 50 ml. L'ho ritrovata e l'ho ripresa ed è buonissima. Poi si assorbe veramente e facilmente sul viso e piace quando si assorbono facilmente. Poi un'altra crema che io ho provato è l'antirughe della Nivea, la Vitalla, e questa è per pelli mature ed è questo qui ed è veramente buona. Io l'ho provata anche questa, vi devo dire che io con tutte le creme che ho comprato, perché poi io vado, mi metto gli occhiali a guardare più per il mio tipo di pelle perché la mia pelle è grassa. E niente, devo dire che questa mi è piaciuta tantissimo, assorbe anche molto bene, vi lascia la pelle bella, liscia liscia. Poi, ragazze, stando sempre in questione Nivea, io ho scoperto da poco i suoi detergenti e devo dire che sono favolosi. Io ho lo scrub. E ho finito anche questo gel detergente rinfrescante di alga Oceania per pelli da miste a grasse. E devo dire, ragazze, che è fantastica, non ha nessun odore. Invece ne avevo un altro della Garnier, ragazze, e che ce l'ho ancora. Praticamente quando lo metti sul viso sembra che c'hai tutti i pinguini che ti girano intorno alla faccia, cioè non ti fa respirare, proprio ti toglie il respiro e sta lì bello che... Sta lì bello bello, non mi piace, non mi piace, però questi ve li straconsiglio. Io ho anche lo scrub, ne ho anche comprato un altro perché c'è con il verde e con l'azzurro, poi l'altro azzurro è lo scrub viso praticamente, devo dire che è fantastico. Poi ho finito lui. Allora, il mio combo, tutte le mattine me la faccio appena mi alzo, ho quei 5 minuti che dedico, che mi faccio le mie coccole. Uso, prima passo il latte detergente, purifico tutto il viso e poi tonifico con lui e mi lascio la pelle bella che fresca. E poi mi trucco poi. Uso la BB Cream quando sto a casa, eh? Non è che mi trucco, vedete che non ho trucco, ho messo solo la BB Cream per fare un po' il viso uniforme, se no vedrete le mie occhiaie da qui, non lo so, vedrete, le avete già viste praticamente. E niente, poi, sempre della Nivea, linea corpo, io uso questa qua per il corpo, solamente lei, quella in blu, perché non mi piacciono quelle profumate, perché... Io sono allergica, uso anche i profumi, però sono allergica. Mi piace un sacco perché idrata tantissimo la pelle. Questa è piccolina, 250 ml. E allora io non la metto solo in estate questa qui, perché poi mi sento tutta appiccicosa l'estate. Però ragazze, io la consiglio, c'è quella grande che è con il flacone, che è molto più semplice, ma io mi ci trovo veramente bene, ragazze, è buona proprio. Lascia la pelle bella, profumata, delicata e idratata. Poi, che qui si deve essere buttato qualcosa, non lo so che cosa, però se mi sto appiccicando tutte le mani. Aspettate che lo pulisco, ragazze, aspettate. Si deve essere buttato qualche detersivo e mi ha fatto il mondo di nuovo. Tanto con questi li buttiamo. Allora, questo è un olio, è un olio della Splendor e questo per me era molto più economico di tutti gli altri oli ed è cristalli liquidi, condizionato, vabbè, ragazze, potrebbero scrivere più piccolo, già non ci vedo di natura, però io ho usato questo, se qualcuno è interessa, e ha le mandorle, questo qui ed è buonissimo. Guardo l'orario perché i piedi mi stanno fumando da stamattina che sto in piedi. Poi ho finito la mia solita
Vabbè, aspettate, raga, dove è andato? Certo, mo mi deve far impazzire, vabbè, poi lo trovo dove è andato a finire il tappo, ecco. Mi faranno finire sto video, sti prodotti. Allora, come vi stavo dicendo, io uso lei per farmi i capelli ricci. Praticamente io li lavo con lo shampoo della Pantene, il balsamo della Pantene, la maschera pure, ma raramente la metto. Poi quando esco faccio tante cose da mettere e fare uscire i capelli così ricci, perché io non uso né piastre e né niente. E lei mi piace un sacco questa qui. Fa i capelli veramente ricci. Poi ho finito anche un contorno occhi che presi da Tigotà, ed è questo qui, questa crema contorno occhi, questa marca qui, non so se la vedete, e di prodotto è 15 ml. No, mi ci sono trovata bene, però adesso li ho trovati al Lidl e me li sono comprati. Poi ho finito, ecco, è lei che si è buttata, ha fatto il macello proprio, questa la Salsing, questa crema districante per capelli ricci, cioè per capelli lisci, ce n'è di tutti i tipi, ma io uso sempre questa per farmi i capelli lisci. E niente, è questa, per chi la volesse comprare, questa qui per farsi i capelli belli ricci ricci. Questa praticamente si usa dopo lo shampoo, ragazza, la mettete, la massaggiate sui capelli e vi fa venire i capelli veramente ottimi. Poi escono questi capelli bianchi. Io cosa compro finché non chiamo la parrucchiera? Compro lui, il ritocco per i biondi, c'è anche per i neri, per i castani, e devo dire che mi piace. Ha fine a 25 applicazioni, insomma, li copre un pochetto. E non vi, se avete, per esempio, avete i capelli bianchi e non volete, dovete andare da qualche parte, appuntamenti dal dottore, avete già i capelli bianchi e non avete possibilità di chiamare la parrucchiera, con lui il gioco è fatto. Penultimo, anzi ultimo, finalmente abbiamo finito l'ultimo, è questo deodorante roll della Neutro Roberts. Io uso sempre questo, mi piace perché c'ha un profumo veramente fresco, ed è questo col verde, ragazze, compratelo, che si sente fino al giorno dopo, questo qui. Bene, fanciulle, io ho finito, la mia lavatrice sta quasi finendo, io i piedi che mi stanno fumando, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, che ditemi se usate anche voi questi prodotti, se vi trovate bene, non vi trovate bene, se vi piacciono, non vi piacciono, e niente ragazzi, io vi saluto, ho le mani implicate, vi mando un grossissimo bacio. E volevo dire un'altra cosa, che non lo faccio da tempo, ringrazio tutte le nuove iscritte, grazie tante per essere, per darmi, come dire, la motivazione ad andare avanti con il canale. E niente, io vi saluto, spero che questo video piccolino, sarà tanto piccolo, vi sia piaciuto, così poi io ho la possibilità di preparare l'altro. Nell'altro video vedrete tante novità, perché molte mi chiedono sempre perché non ci fai vedere qualcosa del make up, e vi faccio vedere i trucchi nell'altro video, non in questo, che userò io. E niente, sarà un altro video un po' rilassante, non sempre di pulizie. E niente, fanciulle mie, io vi voglio un mondo di bene a tutte quante, e che dire, grazie tante di essere una grande famiglia che siamo. E niente, e poi prometto a te, Anna Luce, che farò a più presto una live. Oggi non ho avuto tempo, poi sono stanchissima, ragazze. Poi col fatto che Francesca non è stata bene e non sta bene, oggi non l'ho sentita per niente. E niente, e sono stata un po' giù, ma dai, dai, ce la faremo, ce la farà anche lei. E niente ragazze, io saluto anche la mia amica Virginia e anche la mia amica Fede, perché molte di voi la conoscono, Francesca, anche Francesca Sabato la conoscete, mi raccomando, seguite anche loro. E niente, seguite anche me. Adesso io vi lascio, vi auguro una buona domenica, rilassatevi, qui sta piovendo. E niente, al prossimo video, ciao. There's not much to do when all I can do